In Toscana 500 scuole, 65.000 allievi e 6.800 maestri, presentata in Consiglio regionale una ricerca sulle scuole di musica. Sono intervenuti Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura, Ivana Ceccherini, presidente regionale AIDSM e Mirko Besutti, presidente nazionale AIDSM. Premio Innovazione Toscana, 9 le aziende toscane premiate nelle diverse categorie durante la cerimonia che si è svolta nella Sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso, assegnata anche una menzione speciale, Mazzeo anticipare il futuro per essere protagonisti della sua ricostruzione. Un rapporto sulle scuole di musica in Toscana che permette di fotografare un'offerta formativa continua che integra fortemente la formazione scolastica. La ricerca è stata presentata in Consiglio regionale ed i risultati parlano di un movimento particolarmente rilevante, inclusivo e di grande valore educativo. Si parla di ben 65.000 allievi iscritti a 500 scuole, con 6.800 insegnanti impiegati e ancora 4.000 sono gli allievi di origine straniera e 1.400 quelli diversamente abili. Siamo Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale. È così, è l'Associazione Italiana delle Scuole di Musica nella sua articolazione toscana che oggi qui al Consiglio regionale ospita il presidente nazionale dell'Associazione delle Scuole di Musica che presenta un'indagine che ha avuto un irraggiamento su tutto il paese ma poi ha fatto un focus, un report anche sulla nostra regione e i risultati sono davvero interessanti. Quantitativamente interessanti, oltre che per la qualità del lavoro che testimoniano. In Toscana abbiamo 500 scuole di musica, 65.000 allievi delle scuole di musica e un numero di insegnanti pari a 6.800, quindi un numero di impiegati, di addetti al settore davvero rilevante, che probabilmente rientra in quei 100.000 lavoratori che con gli stati generali stiamo osservando nel Fai contare la cultura negli stati generali della regione toscana. Un dato molto importante è la capacità di integrazione di questo settore formativo che coinvolge 1.800 studenti disabili che frequentano le scuole di musica, hanno spesso piani di formativi personalizzati e in questo devo dire la Toscana ha buoni risultati ma molto ancora si può fare. È un rapporto che nasce dall'esigenza di trovare visibilità per questo comparto formativo, riconoscimento a livello nazionale e regionale e anche disciplina, inquadramento e relazioni istituzionali. Devo dire che in Toscana il rapporto con la scuola, ad esempio, il supporto all'offerta formativa è molto sviluppato con un dato che supera di diversi punti percentuali il dato nazionale, ma ciò non significa che non manchi un inquadramento generale. Con gli stati generali vorremmo accogliere i risultati del rapporto nel quadro dei dati che stiamo costruendo e anche inserire le richieste delle scuole di musica nelle risoluzioni che gireremo al governo e nei nostri atti determinativi, proprio perché si tratta di un comparto che forma e offre anche delle ispirazioni poi professionali per molti che le frequentano, ma anche per chi poi non lavora con la musica, genera un'opportunità formativa che condiziona positivamente poi il rapporto con l'offerta culturale del territorio della popolazione adulta. Quindi un settore da custodire, da valorizzare e da sostenere. L'impatto culturale, sociale ed economico sul territorio regionale di queste realtà è forte, commenta Mirko Besutti, presidente nazionale dell'Associazione Italiana Scuole di Musica. L'Associazione delle Scuole di Musica è nata in Toscana, negli anni Ottanta. Perciò noi, la sede è a Prato, presso la Scuola di Musica del Comune di Prato. Perciò, voglio dire, l'AISM è nata perché c'è stata la Toscana che è stata anticipatrice. Poi adesso è diventata più nazionale, stiamo cercando di regionalizzare l'associazione, che c'è l'associazione in Emilia Romagna, nel Lazio, adesso in Toscana, in Lombardia, stiamo cercando perché la regione è quell'istituzione più vicina, che abbiamo più facilità nel essere non più trasparente, perché uno dei problemi che abbiamo è la trasparenza.
ma non nel senso deteriore del termine, nel senso che non ci considerano, mentre le regioni credo che da questo punto di vista siano molto più attente. L'unica cosa che siamo riusciti ad avere con l'ex ministro Bianchi è che nei bandi il terzo settore possa come dire, essere considerato come un fattore positivo rispetto all'articolazione dei progetti. Beh, è evidente che già con oggi, con questa sensibilità da parte del Consiglio regionale, credo che abbiamo ottenuto un bel risultato. Quello che noi vogliamo è che ci sia un albo regionale in cui le scuole, non parlo di accreditamento, ma di riconoscimento, dove noi mettiamo alcuni paletti di qualità, inclusività, apertura a disabilità, a una pedagogia inclusiva, al fatto della musica d'insieme, cioè alcuni paletti che ci distinguono da scuole che fanno solo il corso per avere qualche allievo in più. Una ricerca molto importante e soprattutto utile per capire quante sono le scuole di musica, non solo in una regione ma in tutto il territorio nazionale, lo afferma Ivana Ceccherini, presidente dell'Associazione Scuole di Musica Toscana. Ripartire è sempre estremamente difficile per tutti, ma in modo particolare per chi si trova ad avere un ruolo che è molto importante dal punto di vista proprio della promozione della persona e anche della formazione, ma che non è recepito e non è vissuto a livello generale, molto generale ma anche un po' particolare, come essenziale. Diciamo, i contributi pubblici, quando ci sono e ci sono, vengono dalla parte delle regioni e soprattutto da parte dei comuni. Il resto del finanziamento è tutto addosso alle famiglie. Effettivamente la presenza degli stranieri c'è anche nelle nostre scuole e questa è la contraddizione, che evidentemente si risponde ad un bisogno, però questo bisogno, e siamo anche percepiti come un patrimonio, perché altrimenti gli stranieri non verrebbero, diciamo, a studiare musica da noi o a formarsi da noi. Questa è la contraddizione, che ci siamo, esistiamo, svolgiamo un ruolo, però nell'indifferenza. Sapete una cosa veramente che ho scoperto anch'io, non lo sapevo. Quando sono andata all'Agenzia delle Entrate a iscrivere la neonata associazione regionale, il codice ateco corrispondente non esiste. C'è quello delle scuole di danza, cioè quello delle scuole di musica, non c'è. Semplicemente non, quindi non è neanche percepito come una realtà esistente che ha bisogno di essere identificata. Quindi con l'impiegata dell'Agenzia dell'Entrata abbiamo parlamentato e cercato di capire qual era quello generico che poteva essere un attimino più adatto. Ma questo la dice lunga su come, diciamo, questo settore è percepito non solo a livello psicologico ma anche a livello proprio amministrativo. Sono stati i temi della sostenibilità ambientale, tra gli altri, a caratterizzare i progetti vincitori nelle varie categorie del Premio Innovazione Toscana, il progetto istituito con legge del 2015 per promuovere idee ed esperienze imprenditoriali di successo per il rafforzamento delle radici e delle filiere locali, promosso da Consiglio regionale, Confindustria Toscana e organizzato da Digital Innovation Hub Toscana. 9 le aziende premiate nel corso della cerimonia che si è svolta nella sala gonfalone di Palazzo del Pegaso. Sentiamo Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. L'ho voluta fortemente da consigliere regionale e penso che sia una di quelle iniziative da ripetere. Mandare un messaggio forte, potente alle ragazze e ai ragazzi che noi ci siamo, che la regione cammina al loro fianco, al fianco di chi scommette sul futuro, a fianco di chi costruisce innovazione. Lo vado ripetendo da un po' di tempo. Noi viviamo in una regione dalla bellezza unica di arte, di storia, di cultura, le cui radici profonde la rendono una delle regioni
più belle al mondo, ma noi siamo anche una regione terra di scienza, di ricerca, e allora compito delle istituzioni è mandare questo messaggio potentissimo: o noi abbiamo la capacità di anticipare il progresso, di costruirlo, o noi rischiamo di subirlo. Allora, grazie alle tante ricercatrici, ai tanti ricercatori, alle imprenditrici, agli imprenditori che oggi sono qui, noi riusciamo a costruire una Toscana più bella, che può guardare anche in un tempo difficile come quello che stiamo vivendo. Stiamo uscendo dalla pandemia, abbiamo una guerra a poche centinaia di chilometri da noi, mandare il messaggio che questa terra può farcela e può guardare con speranza e ottimismo al futuro. Investire sui giovani, investire sulla ricerca, vuol dire investire sul futuro, ed è quello che noi vogliamo portare avanti. Viviamo un momento difficile, ma le imprese toscane stanno dimostrando la loro capacità di innovazione, ha detto il presidente di Confindustria Toscana, Maurizio Bigazzi. Quando il pubblico e il privato si mettono insieme e fanno le cose fatte bene, oggi siamo a testimoniarlo. Quindi noi stimoliamo ovviamente la domanda da parte dei giovani e delle imprese per fare innovazione. Nel nostro paese abbiamo bisogno di innovazione, quindi siamo felici oggi di premiare diverse aziende, dipendentemente dalla grandezza, e siamo veramente felici. Per il 2023 poi ci vorrebbe l'indovino. Allora, cominciamo per quest'anno. Abbiamo fatto un 13% in più di produzione e l'11% di esportazione, però in termini reali non è così, perché abbiamo un'inflazione che è circa più del 10%, quindi voi capite le difficoltà. Se non si superano certe debolezze, in questo momento il nostro sistema industriale subisce a causa degli altissimi costi dell'energia, degli alti costi di interessi, e non da sottovalutare, perché voi sapete che nel periodo della pandemia le imprese hanno avuto prestiti e questi prestiti ovviamente subiscono un aumento importante. È chiaro che abbiamo diverse nubi all'orizzonte. Prevediamo un 2023 difficoltoso, ci auguriamo che intervenga veramente l'Europa per far sì che i costi dell'energia si riducano drasticamente. Nell'ultimo mese vediamo una diminuzione dei consumi, significa che le aziende lavorano meno. Speriamo sia soltanto temporaneo, perché però è chiaro che di fronte a un momento così difficile, dove c'è una forte inflazione, ma cattiva, a differenza degli Stati Uniti, è evidente che siamo fortemente preoccupati. E adesso sentiamo il commento di Digital Innovation Hub, che ha organizzato l'evento. Digital Innovation Hub, grazie a Regione Toscana, ci ha dato l'incarico ovviamente di creare questo premio e creare una commissione poi che ha analizzato la dottoressa Manzi, ovviamente è la presidente, in cui si voleva creare qualcosa di concreto e di definitivo, in modo tale non siano un premio tanto per fare, ma sia un premio che sia concretezza e porti questa concretezza all'interno dei vari territori e delle industrie. Questo per noi è una finalità, che è quella di ovviamente diffondere questa conoscenza a tutti i livelli. Infine le parole di Antonella Manzi, presidente della commissione giudicatrice, e Silvia Ramondetta, presidente del comitato promotore. Dunque, abbiamo molto lavorato in queste ultime settimane per verificare e valutare i premi che sono stati selezionati, che hanno partecipato a questo importante riconoscimento, e devo dire che è molto bello vedere quanto dinamismo e quanta voglia di innovazione c'è nella nostra regione, quindi è stata un'esperienza per noi sicuramente molto nutriente e anche piena di speranza e di prospettiva, perché sappiamo che sui temi dell'innovazione si gioca lo sviluppo e si gioca il futuro della nostra regione. È andata davvero molto bene, perché fa raggiungere al Premio Innovazione Toscana questa quinta edizione dei numeri entusiasmanti, con i quali abbiamo portato alla luce oltre 270 progetti in 5 edizioni, abbiamo premiato 45 imprese e start-up innovative, abbiamo coinvolto all'interno di 5 commissioni di elevato livello che hanno giudicato i progetti oltre 30 giudici tra Accademia e Industria. Un'edizione davvero entusiasmante, che ha portato alla luce progetti di estrema qualità e soprattutto di importanza per il futuro, che è un futuro incerto in questo momento, e progetti che vedono al loro interno tematiche straordinarie come l'innovazione, la digitalizzazione, la tecnologia e soprattutto la transizione ecologica ed energetica, che quindi rendono l'idea di quanto la Toscana sia capace di essere terra di innovazione, dove l'innovazione davvero può attecchire e crescere e svilupparsi.
E in conclusione sentiamo le parole dell'azienda vincitrice nella categoria Premio Ricerca, Sviluppo e Innovazione Digitale, la Hi-Tech di Marina di Carrara. Hi-Tech è una società di semiconduttori, facciamo i chip, ora si sente tanto parlare del Chip Act, e facciamo sensori di visione e in particolare proponiamo soluzioni per la visione ispirate all'occhio umano. Siamo spin-off della Scuola Superiore di Sant'Anna e siamo ancora in fase di start-up.